Continuano gli appuntamenti qui alla Nuvola di Fuxas, a Più Libri Più Liberi, la fiera della piccola e media editoria, e sono in compagnia del professor Antonio Sorgi, che presenta oggi Musica e Danza, il professor Sorgi dell'Accademia Nazionale di Danza per l'appunto. Questo vuole essere una valida guida che si accinge, per chi si accinge a intraprendere la professione di docente di danza classica o di maestro collaboratore. Esatto. Diciamo che non voglio vantarmi, ma questo è il primo testo che esce in Italia sull'argomento, nel senso che all'estero, soprattutto negli Stati Uniti, il rapporto musica e danza, che è inteso come rapporto tra insegnante di danza e maestro collaboratore, che sarebbe il cosiddetto pianista accompagnatore, come dicevo, finora non è stato molto affrontato come argomento. Invece è una cosa molto importante, perché determina positivamente o negativamente un rapporto di lavoro. Stavo dicendo, invece, negli Stati Uniti questo argomento è oggetto da almeno 30-40 anni di studi, ricerche. Per esempio, alla Juilliard di New York c'è proprio la cattedra di musica e danza, di musica e danza che, rispetto agli Stati Uniti, invece qui in Italia è stata recentemente istituita all'Accademia Nazionale di Danza, da quando abbiamo attivato i corsi di alta formazione al biennio specialistico insegnanti di danza. Per cui vi sto parlando dell'anno accademico 2004-2005, per cui saranno neanche 15 anni. Io appunto sono docente di questa materia e diciamo che stiamo ottenendo ottimi risultati, perché poi i nostri allievi, una volta ottenuto il diploma accademico, vanno a lavorare nelle compagnie come maestri di danza o la maggior parte nei licei coreutici. Per cui questa è un'ottima guida, ma lo è anche per chi si accinge ad affrontare la professione del pianista per la danza, perché in fondo poi i due argomenti coincidono. Appunto, lo scopo principale di questo testo è quello di migliorare la comunicazione tra queste due figure professionali, perché parlano due lingue diverse, nel senso, durante la lezione di danza l'insegnante di danza si esprime con concetti riferiti alla metodologia della danza, mentre il pianista ragiona in base alle regole dettate dalla prassi musicale, come un po' scritto anche nella quarta di copertina. Per cui si parlano due lingue diverse e bisogna appunto trovare il modo di comunicare. Poi c'è anche un terzo fattore, che è quello della comunicazione non verbale, che passa per il corpo. Esatto, perché poi la capacità del musicista è quello di individuare una musica adatta a quel determinato movimento del corpo, per cui ci vuole anche una certa sensibilità. Professore, siamo all'interno di una fiera letteraria. Qual è il suo personale rapporto con la letteratura? Quali sono i suoi modelli di riferimento? Beh, sono appassionato per gli autori russi, Tolstoi, Chekhov, Dostoevsky. Poi ovviamente per deformazione professionale sono costretto, tra virgolette, a leggere molti testi, sin da quando studiavo al conservatorio, di storia della musica, di estetica musicale, come appunto Massimo Mila, questi autori che hanno appunto scritto molte cose per quanto riguarda la musica. Molto bene, allora io ringrazio il professor Antonio Sorgi per essere stato qui con noi. Grazie a voi. Continueremo quindi nelle prossime ore qui a incontrare i lettori, a firmare le copie. Io ricordo intanto Musica e Danza di Antonio Sorgi, che potete trovare sul sito www.neppedizioni.com.